questo appuntamento con la cucina dell'Hotel San Francesco e del nostro invito a cena. Allora, io oggi, insomma, non so se avete notato, ho messo Madame Key, che insomma porta Abbiamo bene. Io ogni tanto, ecco, sfioro, Alessà, che questo, insomma... ti sei messo una maglietta... come si numero dice in calabrese, con già fashion, ecco, molto calabrese, la mia Madame Key. Ma come mai, ti pigliano d'occhio che ti... Beh, insomma, io... fa sempre bene, non è vero, ma io ci credo, so, si lo dice. Lo so chi è, ecco. Enzino. Ecco, allora, noi abbiamo, io ho visto qua un piatto di broccoli, senti, vuoi ripetere per favore che cosa ha detto il nostro operatore? Che dopo la nostra trasmissione vorrebbe... Lui non è d'accordo con il piatto che faccio io, ma vorrebbe un bello cannaruzziello, ha detto. Con il broccolo. Sì, l'ha detto. Glielo facciamo. Così. Allora... Brodoso. Dipende di come ti comporti. Brodoso. Fai il bravo, anche brodoso lo vuoi. Brodoso, insomma, lui ha le sue richieste. Sì, vedi. Allora, qua oggi abbiamo delle meraviglie. Guarda. Oddio, allora. No. Allora, sono vive queste, vivi, anzi, perché sai stai fermo, allontanati da qua, per favore. Guarda. Stanno camminando, fermali! È certo che devono camminare. Mio Dio, tu, terribili. Gli inquieti, se no, gli inquieti, signore loro mio, camminano. No, sai no, come no, sono no, belli no, questi? Come orecchini? No, guarda. Stai fermo lì, per favore! mamma mia! Cosa ne pensi, Enzino? Glieli mettiamo come orecchini? No, allontanali da qua che io sono terrorizzato. Vabbè, ecco. Li mettiamo qua, dai. Ci sono vivi, questi invece qua. No. Poi vedi come sono belli quando sono morti, tranquilli. Allora, che cosa mi prepari? Allora, mamma, oggi facciamo due piattucci, facciamo... Due piattucci oggi? Luca ti fa, semplici, sì, così sì. Le nostre signore a casa poi devono sì, fare il piatto. Tutti li facciamo, ok. Allora, Luca ti fa un bel spaghettino con il gambero di fiume e i broccoli. Quindi semplice, bello il broccolo, adesso siamo di periodo, guarda che bei broccoli. Sì. A parte che questi sono davvero un toccasana, sono antitumore, insomma, sono veramente una medicina naturale. Buonissima. E poi ce n'è un altro di toccasana, antitumore, guarda, la curcuma fresca. Cosa facciamo con la curcuma? Ti faccio poi un altro piatto dove facciamo uno spiedino di salmone e gambero in panura di cocco. Cocco, abbiamo il cocco. Io pensavo fosse sale questo. No, è cocco. Vabbè, ragazzi. E poi lo adagiamo su una centrifuga, perché adesso siamo anche in tema di mandarino. Beh, oggi è proprio un'esplosione facciamo di salute, dai. Una centrifuga fresca di arancio, mandarino, sedano e curcuma. E olio. E poi ci mettiamo il nostro l'olio calabrese. Calabrese. Che è eccezionale. Mi fai vedere, io non l'ho assaggiato. Adesso te lo faccio assaggiare al crudo. Olio extravergine calabrese, pesce, sì. Lo mettiamo, ci facciamo anche questo spaghettino. Allora, vai. Se mi inizi a sbucciare due mandarini, che io te prendo due arance. Te le sbuccio io, dai, fate le cose, dai che te le sbuccio. Uno lo sbucci. Facciamo qua, allora io ripeto l'arancio. No, questa cosa non va bene proprio, ragazzi. Il nostro primo piatto che vi faccio. Molto semplice, salutare, colorato, bello da vedere. Quindi i gamberi di fiume oggi non te li mangi? No, assolutamente no. Io ti compro il pesce fresco. No, io non ne voglio di questi. Te lo devo aprire il mandarino o no? Se li mangia Enzo. Sì, tieni. Se li mangia Enzo, grazie. Ma com'è qua possibile? Basta anche uno. Prendiamo un po' di sedano. Ecco qua, sto preparando la verdura e la frutta per fare la centrifuga. Ah, la centrifuga, poi sì. La facciamo di là col nostro macchinario. Sì. Semplice macchinario per fare la centrifuga. Vabbè, quello ci ce l'abbiamo, dai. Anche la curcuma un po' vaporita, ecco. La mettiamo piace la curcuma? Sì, io la uso. Cruda. Sì, io la grattugio. Grattugiata anche la mattina, se chi ha a casa la mattina uno spremi agrum. La mattina ci vuole il caffè. Il caffè non va, troppo caffè. Ho capito, un po', una tazzina. Una centrifuga così, allora sì.
ragazzi, la mattina appena sveglio ti fai una centrifuga di arance, mandarini, curcuma, bellissimo, zenzero, mettiamo poi, si può fare come sedano, si vuole, poi è piacere, si può usare la mela, mele normale, la frutta che abbiamo a casa, banane, carote, banane, di gente, perché Enzo la mattina fa questo, fa la colazione in questo con modo, la banana, fa la con la banana, le arance, fai la colazione con il la sedano, banana. Soprattutto il sedano, soprattutto il sedano fresco, profumato, comunque ho preparato, allora questo qui si fa, si fa allora, così, ho pulito questo per fare la centrifuga, ok, adesso prendiamo e puliamo i nostri gamberoni. I gamberoni, quelli morti, eh? Questi sono morti, questi li mangi? Beh, questi sì. Questi sì? Guarda come mi sto combinando. Questi. Sì. Questi se li mangia. Capite, Enzi? I gamberoni si mangi, i gamberi di fiumi. No, i gamberi di fiumi no, se l'avessi visti morti, ok, ma vivi no. La conosci la roba, la conosci? No, ma a me piacciono. Io quelli veramente, se... Allora faccio un'incisione sul dorso. Qui fa le incisioni e qua si muovono queste. È morto? Tu gioca con. Guarda, guarda! Oh, povero gambero! Non li disturbare perché si mettono a camminare. Cioè, guardate. Terribili proprio. Ecco, qui sto sgusciando i gamberi perché. Ciao! Siccome facciamo uno spiedino, ciao! E vanno, ciao, poi passati nel cocco. Ciao piccoletto! Guarda, va acchiappato! Ciao! Ecco qua! Come va? Buongiorno! Lascialo stare! Ma guarda, non mi lascia! Ah, ti piaccio, eh! Vedi? Non mi lascia! Dopo. Guarda! Ma acchiappato la pinza! Cioè veramente non mi lasciami! Ok, che fai? Ah, ora il salmone. Sto prendendo il salmone, sì. Ho preso, ho tagliato un branco, faccio dei tocchetti. Oggi siamo un po' indisciplinati. Di salmone. Sì. Guarda, guarda come è attaccato ancora. Tocchetti di salmone. Ecco qua, quindi ho fatto i tocchetti di salmone, i gamberi. Per fare lo spiedino. Per fare lo spiedino, ah, questo. L'ha lasciato, vedi. Per fare lo spiedino. Tieni. Allora, che facciamo? Questi qua li metto nel mio brodo. Sì. Perché poi ci servirà il brodo per gli spaghetti. Sì. Adesso mi serve il cocco. Il cocco. E che facciamo? Prendo. Ah, ho capito. I gamberi. Vedi? Ecco qui. Enzo, tu mangerai, il gambero di fiume, non questo, eh? Passo qui il cocco. Che meraviglia! Visto? Poi, ma questo si mangerà crudo, no? No. Ah, volevo per dire. Adesso lo andiamo a scottare. Andiamo a scottare. Inviato un po'. Luca nel frattempo sta riposando il ragazzo. Dove è andato a finire? Allora, devi sapere che molte mie amiche mi telefonano e mi dicono ma guarda questi due chef, invece a Luca, ho detto ma che Alessandro oramai Luca, io sono tutti, chi è questo bel ragazzotto, siamo fatti vecchi, poi tra l'altro le donne oggi vanno prese per la gola, per cui è carino, è simpatico, sa cucinare, insomma Luca ha molto successo, tu un po' di meno, devono parlare un po' con la moglie, vabbè che moglie c'entra, non è che è pericoloso, uno se lo vuole sposare, è carino, mi fanno i complimenti, va bene, comunque guarda che fa l'indifferente. Puoi portare sempre il numero di telefono. Che poi via. Dai. Buon numero di telefono tu. Dai. Privato. Molto privato. Allora. Dopo ve lo diamo il numero, quindi, di Luca. Qui riepilogo. La arancio, mandarini, sedano e però curcuma. Si può mettere, andiamo a fare, si può mettere qualsiasi cosa. La nostra centrifuga. E qui ho fatto il salmone. I due dadi di salmone con due gamberi che ci serviranno poi per lo spiedino. Lo useremo dopo lo spiedino. L'ho fatta prima tenere in mano 3 ore. Adesso devi aspettare. Adesso, che facciamo? Faccio la centrifuga. Puoi restare anche di là perché faccio un attimo la centrifuga che poi ci servirà. Ecco qua, metto tutto dentro, la curcuma, il sedano. Senza nessun tipo di liquido, no? Il liquido adesso esce qua. Ecco.
Ecco qua. Vedi? Non ci vuole niente, ho fatto la nostra centrifuga e adesso è buona anche per bere. Sì, io la faccio spesso. La fai spesso? Sì. Beh. Però metto anche un po' di frutta, diciamo, la mela, la pera, sì. Così insomma un po' più. Questa io l'ho voluta fare, ho voluto che rimanesse più sapore, un colore arancione, perché abbiamo usato l'arancio, il mandarino. Io non amo molto il sedano. È molto colorato. Io non amo molto il sedano, per cui non lo metto. Ma è buono il sedano. Non mi piace. Non ti piace il sedano? No. Non ti piace il sedano? Non gli piacciono i gamberi no, di fiume? No, i gamberi mi piacciono. Oggi... Non mi piacciono vivi, se no che c'è? Ma adesso gli diamo una coltellata. Comunque ci possiamo spostare alla cucina. Adesso andiamo a fare la cottura. Abbiamo finito qui? Sì. Il va piatto bene. È molto semplice da preparare, molto carino, okay, buono, sì, bello. Salutare. Bello, andiamo, possiamo andiamo andare ai a scottare i nostri... Scotto io, dai. Scotti tu? Beh. Andiamo a scottare questo pesce, sì. Su. Benvenuti. Ciao. Allora, dove allora, siamo? Siamo qui, accendiamo il fuoco. Mettiamo metto l'olio. Un filo di olio. L'olio extravergine d'oliva calabrese, strettamente calabrese, rigorosamente calabrese. Sì, sì, sì. Faccio io oggi. Cucino io. Prego. Non mi si è messa neanche il grembiulino oggi. Ah, vabbè, fa niente. Per far vedere questo peperoncino. È un corno, non è un corno. Un corno, ma il corno non, è un toccare corno. Toccare che stavi toccando, no, tu, non mi stavo toppisco. Toccando. Enzo, ma come devo fare io con questo? Allora, che è pronto? Vai. Li rovino forse io, no? Fa niente. Non ti preoccupare. Ecco qui. Prego. La ringrazio. Mettiamo un bizzico. Pepe nero. Di pepe nero. Sale. E un bizzico di sale. Poi? Basta. Va bene così. Abbassiamo un po' la fiamma. Vedi, faccio rovine io. Allora, possiamo già girarli. Perché altrimenti. Ma sì, in effetti bisogna farli. Altrimenti cuocere bruciamo il cocco. Il cocco e non lo dobbiamo bruciare. E però si cuoce poi il sì. Salmone, sì. Questa è una scottatura, leggero deve essere, non crudo ma neanche troppo cotto, vedi? Uh-huh. Beh, io del crudo ho sempre un po' paura. Basso ancora la fiamma in modo che la cottura è delicata. Vabbè, poi toglie un po' di acquetta sua, quindi si cuoce. Perfetto. Questi sono già pronti. Sì, questi sono già pronti. Li possiamo già togliere. Ecco qui. Abbiamo già finito, hai visto? Però... velocissimo, adesso semplice possiamo sempre fare lo spiedino e poi completiamo il nostro piatto. Allora ci spostiamo, ci per l'impiattamento, sì. L'olio abbiamo tutto, sì, sì. L'olio, ecco, siamo pronti. Allora va impiattato in un piatto, un cappello di prete. Questo si chiama cappello di prete, è così. La centrifuga la facciamo come letto. Come letto? Un letto un po' morbido, molto liquido. Sì, va così. Come letto, se no... Una centrifuga. Una centrifughetta. Poi, se mi passi uno spiedino, facciamo il nostro spiedino. Questo un piatto un po' particolare nella sua semplicità, perché comunque ci sono... perché è bello comunque. Dei gusti un po'... C'è il cocco, questa centrifuga, qualcosa di diverso. Bello però, ecco, abbiamo il nostro spiedino. Che meraviglia. Lo vado a mettere nel piatto in questo modo. E poi mettiamo un po' di olio. Di olio. Extravergine calabrese. Calabrese. Lo ripeteremo fino alla noia. La curcuma. Un po' di curcuma in polvere per decorare. E mettiamo un po' di rosmarino. Il rosmarino sopra. Qualche fogliolina
di sedano, perché nella centrifuga abbiamo messo eh sì, ricordiamo sedano. Quindi quello che c'è nel... Io ci metterei anche una fetta d'arancia, però non ecco, l'abbiamo, così. Poi ce la mettiamo dopo. Facciamo subito, guarda. No, 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 dai, non abbiamo tempo, dobbiamo subito, cucinare, dobbiamo ammazzare subito, quelle belve lì, dobbiamo uccidere. Ecco, vedi? Ecco, ti ho dato un'idea. Mi hai dato un'idea e ti accontento subito, guarda. Ecco, vedi? Ecco, beh, insomma, c'è il tocco dell'artista, ovviamente. Bellissimo, bello, bello, bello. Poi vedremo se è anche buono. Sì. Dopo lo assaggiamo. Ma questo l'assaggi? Eh sì, questo sì, quello no. La sei lunga l'assaggio. Questo l'assaggio. La sei lunga. Ecco, a te Mario Scarpelli, guarda che meraviglia. Allora. Ti è piaciuto? Come lo vedi? Allora, il piatto è bellissimo. Poi vediamo se è buono. Allora, okay. Andiamo qui. Adesso ti lascio con Luca. Che ti lascio? Io me ne sto già andando. Ti lascio con Luca perché lo devi aiutare. No, non se ne parla proprio. Vediamo quali sono quelli morti. Io... Questo sei vivo? Guarda, questo è morto. Questo prendilo morto. Allora. Se non vuoi ucciderli. Questo? È morto pure. È morto pure. Qualcuno già... Questo è quello vivo di prima. Luca, vieni, vieni. Questo che... è anche vivo. Guarda. Hai visto? No, 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 no. Dai. Allora. Fatica. Vi lascio. Dai. Su. Al secondo piano. Che non ci vuole. Puoi farlo anche tu, è semplicissimo. È semplicissimo, ragazzi. Non è che lo uccidi, lo incidiamo. È già morto, hai detto. Questo sì. È no, quello vabbè. Che non è morto. È una semplice incisione. Ecco, vedi. Si fa un'incisione. È finito. Finish. E poi? E tu ti preoccupavi? Ma questo è quello vivo? Mamma mia. È quello vivo? Cambia poco. Lo aiutiamo. Gli acceleriamo il corso, dai. Ok, mettili nel piatto, Luca, te l'ho messo qua. Guarda, poverino, no, mamma mia. Okay. E mo? E mo ci servono i broccoletti. Ma lo fanno così, così tranquilli loro. Vabbè, il broccolo va bene. Non uccidiamo nessuno. Il broccolo, ok. Allora, il broccolo è scottato, diciamo. Sì, scottato, io voglio sapere perché è così verde. Dacci un segreto. No, questo ci faccio abracadabra. No, mi devi dire il tuo segreto. No, mi devi dire il segreto, dai, sennò che facciamo? Cottura semplice, meno possibile, senza sale. Senza sale. Poi quando li togliamo vengono subito raffreddati. In acqua fredda. Acqua fredda, se c'è un po' di ghiaccio ancora meglio. Ecco. Prima li portiamo di nuovo a temperatura e più il nostro colore rimane resta verde. Bellissimo. Possiamo passare alla preparazione? Sì. Certo. Che facciamo? Andiamo di là. Andiamo di là. Zona cottura. Se mi avvicini l'olio. Sì, così. L'olio che è una persecuzione oggi. Ok. Sì. Metti pure. Basta? Sì. Olio extravergine d'oliva calabrese. Spicchietto d'aglio. Spicchietto d'aglio. Io faccio con le mani non lavate. Cipollotto. Così? Come vuoi. Faccio con le mani, dai che faccio prima. Ancora? Un altro pochino, sì. Un altro pochino. Mettiamo, sì, abbondiamo. La pasta è già in cottura. Okay. Anche perché sono cotture veloci. Sì, Sì. Ce l'ha già. Che stai buttando tu? Messo gli spaghetti in cottura. Bravo. Oggi ho fame. Ho fame oggi. E allora è arrivata l'ora che cucini sti gamberi, dai. Ma che devo fare? Vai, tuffali. Poveri gamberi. Mamma mia. Ma dai. Il vino bianco è lì. Fanno un po'. Questo è vino bianco. Sì. Dobbiamo mettere. Aspettiamo un po', aspettiamo. Facciamo prima rosolare. Cioè questo ancora si muove, non vorrei dirti ragazzi. No, non si muove più, dai. Non si muove più, cioè. No, guarda. Poco. Diventano rossi. Uh-huh. Vedi? Diventano rossi. Diventano rosso porpora.
Senti, io però poi me lo devi sgusciare tu. Però sgusci dopo. Perché io non lo so fare. Va bene, andiamo col vino. Un po' di vino bianco. Poco? Vai, vai. Un po' ci vuole, vai, vai, un altro pochino. Con la fiamma o senza? No, con la fiamma, dai. Metti il brodo. No. Ecco qui. Basta. Bello, bello. Broccoletti, schizza, sì. Schizza, broccoletti, schizza. Se no schizza. Sentiamo subito di brodo. Un po' di brodo? Occhio che non vorrei che brucia. Se lo tagliamo. Un mestolo? Vediamo, sì, partiamo con uno. Questo è il brodetto di pesce. Oddio, c'è la verdura e il pesce. Sì. No? Un altro pochino. Senti, il brodo è salato o no? Certo. Certo, mica è tanto... Leggermente salato. Leggermente salato. Però... E qui c'è un po' di broccoletto che l'abbiamo frullato, vedi? Poi lo utilizzeremo alla base. Vedi? Questo qui è il brodetto che poi daremo ad Enzo dopo. Solo questo, però? Sì, lui ha con questo. Perché ha detto che gli piacciono molto i broccoli. Con questo qua poi gli facciamo i cannaruzzielli. I cannaruzzielli. Pure io voglio i cannaruzzielli. Te li faccio per davvero. Questo non lo voglio io, eh. Io voglio i cannaruzzilli come Enzo. Ma che ci metti poi? Ci metti il parmigiano e il pecorino, Enzo? Come ti piace? Pecorino. O la fai buona la cosa o niente. Si vede che viene dalla montagna. Ma è lui, un montanaro lui. Un montanaro doc. Senti, noi stiamo trascurando Mario. A Mario non piace la cucina di Alessandro, sì. Mario. Anche lui vuole i cannaruzzilli. Mario, gusto, ho visto che nel piatto non lascia niente. Perfetto. Ho già notato. Sì. Io pure voglio i cannaruzzilli oggi. Allora col oggi broccolo. Allora facciamo una col cosa, broccolo. Oggi facciamo così. Questo. I gamberi di fiume ce li mangiamo noi. Ecco. No, uno me lo devi e sgusciare voi, e lo voglio assaggiare. No. Voglio quello vivo io. Vi mangiate i broccoli col pecorino. Solo il broccolo. Cannaruzzielli. E pecorino. Oggi ti accontento. Guarda, poi come anche cadavere questo. Se quest'anno non ci hai portato né le castagne, né i funghi. Niente. Non ce ne siamo dimenticati. Nell'olio. Niente. Quest'anno niente. Siamo poveri quest'anno. E sono molto tirchi, il zino è molto tirchio. Ma queste della montagna sì, sono poco tirati, è vero. C'hanno le tenaglie, le lamette nelle tasche. Sono una cosa tremenda. Sì. Quindi? Aspettiamo la cottura degli spaghetti, poi sì. La facciamo terminare insieme, in modo che prenda un po' di sapore in più la pasta. Quindi in realtà abbiamo finito, dobbiamo solo impiattare, no? Sì. Senti, lo spaghetto io ci metterei quello un po' più ruvido. È più ruvido, vedi? Ecco. Vuoi sapere che spaghetto è? No. No? La marca no. La marca non la vuoi sapere? No. È buono comunque. Se ci manda un bel cesto di pasta forse lo diciamo pure, ma niente. Guarda, ti do un indizio. La pubblicizza a Cannavacciuolo. No, non mi interessa. Non ti interessa? No. Sono spaghetti quelli sì, trafilati al bordo. Allora sì. Va bene. Beh, sono cotti questi o no? Sì, ruvidi. Più la pasta è ruvida e più... Vedi, mantiene, certo. A me la pasta liscia non piace a prescindere, anche la pasta normale, che è liscia no, quella rigata piace di più, comunque. No, perché mantiene, regge di più la salsa. Trattiene gli ingredienti. Bene, ci siamo. Avete messo sale, pepe nero, non vi ho visto. Sì. Il prezzemolo poi lo mettete dopo. Prezzemolo dopo, quella è la cascata, quella è la mia chiusura. Il cocco lo fai dopo. Allora. Facciamo terminare la cottura il brodetto. Ci vuole un altro po' di brodo. Ma non ne metterei molto, eh. Va bene. Ok. Beh, il profumo è intenso. Molto intenso. Buono.
Beh, perché prende un po' del broccolo e un po' del pesce. Sì. Quindi cuoce in questo modo. Senti, anche la pasta con le vongole va finita in pentola, vero? La cottura della pasta. Pasta con le vongole legano bene con le cime di rame. Sì, però dico, se parliamo della pasta e vongole tradizionale, sì, la cottura va finita in padella, sì, no? Sì, è meglio perché così la pasta poi viene assorbe, pure con, no, ma viene pure quella cremina data dall'amido della sì, pasta. Perché l'amido poi si dissolve nel brodetto. Non se mi fa la fiamma. Non la fa più la fiamma. Una di queste puntate faremo le vongole con le cime di rame. Sì. Faremo magari una pasta fresca o un gnocchetto di patate, anche gnocchetti di gnocchetto, patate, sì, le perline. Vedi, e facciamo delle gnocchetto, sì, e cime di rame. Sì, sì, che dici, Enzo? E ti gnocchetti, fare... no? Sì. La cosa non bella, porto. Sai che cos'è, Enzo? Che io gli voglio far fare i gnocchi, ti farò fare i gnocchi. Sì. Io ti guido e tu farei i gnocchi. Ma io li so fare. Vediamo, Enzo. Allora, la pasta fresca che non so fare, io so fare anche le tagliatelle con la sfoglia e poi la tacco. Sì. Non so fare i fusilli, perché i non fusilli, mi... Oh. Non li trovi con il ferretto? No, una volta li ho fatti, poi un'altra volta mi sono attaccati, insomma non ho molta pazienza con i fusilli. Allora, i gnocchi però gli te li gnocchetti facciamo sì. Fare. Allora, la prossima puntata ti faccio fare le perline di patate, le farai tu. Perché sono più piccoli, carini, sì. Quindi più difficili. Ti aiutiamo noi, dai. Tu senti, fai ma metti l'uovo nell'impasto, no? Solo uno. Bravo, un pure uovo. Vedi? Vanno assaggiate allora, sì, sì, vediamo sì, questi gnocchetti come sono. Ya, ya. Gnocchetti quasi di Francesca. Buoni. Vedi, inizia a crearsi la cremina. La cremina, vedi? L'amido si perde nel brodetto. Un giorno imparerò a fare anche questo. Ma se non provi come no, fai? No, vai, assolutamente vai. Che no, vola per terra, tranquillo. Guarda che sono buoni, questo è il gambero di fiume, c'è un bel sapore, anche è delicato, però è inciso, lo noti. Tu non li vuoi mangiare, non ma assaggio lo spaghetto, lo assaggio. Se poi me lo sgusci, sì, ma io lo devo... Vabbè, uno te lo sguscio. Ok, a me lo d'olio crudo. Possiamo andare ad impiattare. Se no non ci resta nulla. Sì. Fallo girare un altro po'. Così sì. Vediamo. Prego. Così si insaporisce. Ma penso che è buona, no? Va bene come cottura. Ti senti il profumo? Senti? Io c'ho il raffreddore. Profumo? Dai che buono. Ci spostiamo. Andiamo? Per impiattare. Certo. Ecco qui. Brucia, scotta. Che è? Allora, questa è la passatina. La passata di broccolo. Sì. Con broccolo scaldato e olio. Sì. Semplice. Prego, bene. Luca. Vai. Eccoli qua. Questo è quello che teneva prima la mia pinza. Così fa il nido. Ce l'hai il prezzemolo per la cascata? Il prezzemolo. Che meraviglia. Oh, ma da notare questa salsetta che ha creato con la cottura. Ragazzi, bellissimo il piatto. Un broccoletto di qua, un broccoletto di là, eccolo. Che buon appetito. Bello e colorato, hai visto che colore? Bello, sì, guarda questi. Il gambero è diventato rosso. Vado? Sì. Ecco. È anche buono. Allora, io... Lo vuoi assaggiare? Due fili lo assaggio. Che ci manca? Che manca? L'olio crudo? L'olio. L'abbiamo messo in padella. Ma un filino fa figo sempre. Voilà. Thank you.
Allora, cosa ti vuoi mangiare? Questi tutto, o i cannaruzzi e le voglio mangiare tutto io. Tutto? No, questo. Allora, questi, mangi questo? È buono? Assaggialo pure questo gambero, no? No? Sei rimasto impressionato? Se me lo sgusci, sì, se no no. Sei rimasto impressionato? Sì, sì, è quello che mi teneva la pinza prima. Ma non lo sgusciare adesso! Te lo sguscio adesso, ma guarda, no, te lo faccio assaggiare, devo andare no? A... Ecco, guarda, un po'. Fa un po' impressione. No. Ma sono saporiti, sono... Buono. Hai visto? È dolciastro. Buono. Perché è di fiume. Molto buono. Allora ragazzi, grazie, buonissimo, tutto buono oggi, buono salutare, l'olio extravergine, le arance, la curcuma, benissimo, belli, beh, questi per favore portali dall'altra parte, noi ci vediamo settimana prossima, intanto vado a cambiarmi, sì, tolgo la mia magliettina con il portafortuna, vado a cambiarmi perché ci sono i miei ospiti, sono già arrivati, ci vediamo tra poco. Ciao! Ciao! Max! Che bello avervi oggi. Eccoci qua. Meraviglia, ragazzi. Bello, bello. Hai portato il libro? Sì, adesso sì, lo vediamo. E oggi cenate con me? Va bene, è un piacere. Buonasera. Ci accompagni? Sì. Andiamo. Oggi ricetta speciali, ragazzi, eh? Guarda, cioè, ragazzi, voi vi siete seduti, invece guardate che cosa succede qui. Perché avevamo visto lui. Ah, sì, 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 sedetevi, dai, dai, dai. È l'ansia. C'ho il cuscino comunque, vedete che sono più alta oggi. Sì, è l'ansia. È l'ansia. L'ansia da prestazione. Da prestazione, esatto. Ciao. Da televisione. Sei un po' arrabbiato in questo periodo tu, assolutamente. Grazie. Allora, i miei cari amici... Carissimi, allora, Luigi Maria Chiappetta, ma come fai a chiamarti Luigi Maria Chiappetta? Io non lo so. No, guarda, non lo so nemmeno io, guarda. Cioè, ma è un'unione tra questi due nomi, Luigi Maria, Luigi come nonno, vabbè, che però è stato sempre Luigi chiamato Gigi, sempre. Maria piaceva questo nome, ma non per una questione, diciamo, snobbista. Però, ti piace Maria? Sì, sì. Ti piaceva? Piaceva. Maria. Poi, la mia firma è stata sempre questa, però il mio nome è stato sempre... Ma sì, per me sei sempre Gigino. Sì. Il grande Gigino, figlio del grande Totonno che affetta. Oggi sono proprio contentissima perché abbiamo pure il mio amico Max, figlio di Mario, Gualtieri. E beh sì, voi non vi conoscevate. No, ci siamo conosciuti poco fa. Vedi, anche la mia tradizione serve anche a questo. È brava. Ragazzi, non bevete troppo con vino. Con grande piacere. Che poi diamo il davvero... Ci sono state poche occasioni, cioè anzi zero, però almeno meglio tardi che mai. Non la prima cosa che apprezzo è il bicchiere di vino. No, okay. Ragazzi, apriamo con un brindisi, dai. Sì. Ai vostri papà, io direi. Grazie. Grazie. Ai vostri grazie, grandi papà. Cin cin. Cin cin. Allora, buono, buono. Oggi pesce, ragazzi, eh? Ah. Io ho avuto un po' di difficoltà in cucina perché c'erano dei gamberi di fiume. Tu sapevi che esistevano i gamberi di fiume? Ti ho visto poco fa. Ah, mi hai visto? È entrato, ha sbirciato. In... Sì, ci sono anche i gamberi di fiume. Vivi. Vivi, erano vivi, che camminavano in... Ma sul di tavolo Crati? Io sono scappata. Fiume Crati non credo proprio. Non penso. Non penso, voglio dire. Non credo. però carini, sì, poi mi aveva acchiappato pure la pinza, non mi lasciava. Poverino. Ok, allora, intanto il tuo libro. Sì, allora, questo è il libro, si chiama Calabroni. Preso da una rubrica che faceva preso tuo padre. Preso da una rubrica, esattamente. Sul quotidiano, vero? Calabria Ora. Sì. L'ora della Calabria, che poi si è chiamata... In tanti modi. Anche lui si è chiamata, diciamo. Si è chiamata, appunto. Si è chiamata. Libro che è uscito ormai da quasi 2 anni. Sì, io mi ricordo che l'avevamo presentato. L'avevamo presentato in passato. Una mia. Esatto. Sempre in cucina io per in cucina nei ristoranti. Sì, sì, sì. Si mangiava pizza, Max, però vede. Non pesce, ma pizza, però l'abbiamo presentato. Sì, sì. Tu lo sai. È uscito già da 2 anni, quindi ha avuto anche un discreto successo. Così mi hanno detto in libreria. E ora ci prepariamo a farne uscire un altro, c'è una sorpresa, poi magari ne parliamo dopo. Anticipiamo? Sì, 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 facciamo un'anticipazione. Allora, questo qui è un libro in cui ci sono delle... è una raccolta in effetti. Sì, allora lui, mio padre si era messo a disegnare, cioè in
questo, diciamo, negli ultimi anni, a partire dal 2010, aveva affrontato questo suo tabù, perché lui non aveva mai saputo disegnare, cioè almeno pensava di non saper disegnare. A un certo punto inizia, diciamo, quando anche la salute gli ha permesso sempre meno, appunto, di stare sui palchi, ha iniziato a provare questa cosa del disegno. E piano piano, cioè, faceva delle caricature, e poi gli faceva, quando abbiamo iniziato a pubblicarle sul giornale, c'era questa specie di piccoli versi. Due quartine in cui andava in rima a raccontare chi era quel personaggio, e poi è diventata una rubrica che per 3 anni è... Funzionava, sì. E poi i disegni sono bellissimi, dobbiamo dirlo. Sì, senti, sì, io sì, so sì. Che c'è pure una vignetta che riguarda proprio il papà. Ovviamente, infatti, siccome sono... Ne avevo una copia a casa di questo libro, di questo libro qua. Sì. Leggiamolo. Sono più sono quasi 1000. Quindi, e ne mancano, mi dicevi prima. Esatto, e ne mancano tantissime, perché non siamo riusciti a inserirle tutte per una questione di spazio. Ci voleva il secondo volume. Ci voleva un secondo volume. Già è stata una faticaccia far uscire questo. Immagino. Però almeno ci siamo riusciti. Ovviamente non poteva Quanti mancare. Quanti personaggi ci sono più o meno? Allora, 840 personaggi con la poesia, con le quartine. Sì. E poi ci sono anche quelle senza versi, che le abbiamo poi raggruppate alla fine, in cui sono catalogati anche personaggi nazionali, non solo, anzi, cioè ci sono sempre personaggi nazionali qui, però diciamo che sono catalogati anche altri personaggi. Senza versi, però ci sono, quindi diciamo arriviamo a 1000 quasi, dai. Perfetto, sì. Io sento un chiacchiericcio, non so chi è. Sì, sei tu, il regista. Sì, il regista che chiacchiera e ci dà. Sentiamo un ronzio a proposito di Calabrone. Comunque, Mario non poteva mancare, ovviamente, in questa, questa raccolta. Sì, 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 sì. E io la vado a rileggere. Eccolo. Con piacere. Vuoi che sì, la, sì, che sì, la, sì, che sì, la leggi? Allora, questo è il disegno, che tra l'altro è venuto anche bene. Sì. Sì, leggi. Allora dice: una voce della massa va col vento dei casali. Gira, gira, il mare passa attraverso i 6 canali. Va persino in Canada, poi ritorna con gli avieri. Torna nella sua Cosenza, sempre lui, Mario Gualtieri. Eccolo qui. Beh, torna nella sua Cosenza perché effettivamente... Un argomento che io ho affrontato con Max tempo fa, perché anche lui è stato ospite della mia trasmissione più volte, è che tuo padre, nonostante avesse questo successo all'estero, anche in Italia, perché poi vedremo, ha partecipato a diverse trasmissioni anche in nazionale, cioè tuo padre ha deciso di comunque fermarsi a Cosenza. Sì, questo è stato anche uno svantaggio, se vogliamo, per lui, per la sua carriera. È stata una scelta, Francesca. Grazie. È stata una scelta fatta... Grazie. Una scelta fatta e ponderata con gli anni, perché lui veramente non riusciva a staccarsi da Cosenza. Quelle poche volte che l'ho accompagnato... Sì, E ci andava. Io mi ricordo in America il 99, una settimana... Tu eri ragazzino, diciamo, no? Penso. No, eri più grande. Più grande. Poi parliamo dei tuoi viaggi in America. Che ha combinato guai, sai? Tanti. Combinato guai lui, sì, dai. Guai buoni, sì. Guai buoni. Ha fatto un po' il monello. E niente, il 99 dopo una settimana, io lo accompagnai soltanto in questa occasione, e mi ricordo che dopo una settimana di tour... All'ottavo giorno ce la dobbiamo andare. E tu papà, ma ce la dobbiamo andare, ce la dobbiamo andare. E così mi fece prendere l'aereo e tornammo a Cosenza. Sì, perché insomma. Mi bastava che praticamente tornava a Cosenza, ricaricava la batteria 4-5 giorni. Si riossigenava. E poi sarebbe. Questo è il 99 quando sono andato io. Ah. Perché abbiamo fatto le tappe. Andò mia madre, andò mia sorella. Poi toccò forse a me. Forse era meglio se è andato a sì, decisamente. Parliamo di Las Vegas? Un po' di stati, Las Vegas, Los Angeles, Canada, tanto, sì. New York. Poi nella comunità italiana, insomma. Lui andava pazzo per gli indiani, siamo stati anche nella...
nella riserva. Con tanto di fotografie, tu sei stata a casa e hai visto un po' di foto. Allora, a proposito di casa di Mario Gualtieri, io sì, lo conoscevo come lo conosciamo tutti, però andare in quella casa, veramente, io ti consiglio di andarci qualche giorno con Max, perché si respira un'altra aria, cioè tu conosci un altro Mario Gualtieri, cioè quel Mario che conosciamo noi, il cantante, lo chansonnier, come lo chiamavano in molti. Lì trovi l'essenza del personaggio, cioè le sue passioni, i suoi amori, le sue canzoni, i suoi strumenti, perché lì c'è, tra l'altro, in una teca bellissima c'è un... Quello che al teatro abbiamo portato quella sera, il mandolino portato di mio nonno, sì. Ma bellissimo. Che è stato tramandato... Era di tuo nonno, sì, quindi... di mio nonno, bisnonno, è stato tramandato con gli avi. E poi c'è una parete in cui ci sono le targhe di tutti gli stati che lui... 129. Cioè, ma è bellissimo. Ma stati, diciamo... Americani. Americani. Ah, proprio 129 stati americani. Sì, sì, sì. Tra gli Stati Uniti... Lui finiva, prima di tornare, comprava la targa. Comprava come si fa con le calamite. Come si fa con le calamite. Sì, perché là c'è la targa, proprio la targa automobilistica. Sì, 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 la targa personalizzata, sì. E lui le aveva attaccate a tutte Texas, le... Texas, cioè, sì. C'è veramente... Sì, tutti gli, quasi bellissimo. Tutti gli stati. E poi c'è uno spazio dedicato proprio agli indiani. Ma guarda, tra l'altro, quella cosa che mi colpì è che c'è un coltello, un pugnale, cos'era? Una forchetta, vedi, io ricordo. La forchetta Siù, mi pare. Siù, data, omaggiata dal capo della tribù, di quella riserva che lui visitò. Sì. Che tra l'altro è un argomento che mi fa impazzire. Bellissimo, guarda. Se tu ti porto a casa, guarda, un bel colpo d'occhio. Cioè, a me davvero parlare degli indiani d'America. Sì, sì, ma cioè, è meraviglioso. Andrei a leggere, guarda, milioni di storie. Di, ma lui diceva. Poi a casa c'è un poster. Ha visto dietro la porta, sì, c'è quel Max poster. Sì. Lui diceva che veniva la reincarnazione. Lui in un'altra vita era un indiano. Era stato un indiano. Un po' come Jim Morrison. È un po' come diceva lui. Sì. Si rappresentava tanto in questo... E forse anche a livello estetico. Anche il look che aveva, cercava, no? Di riprodurre quella... Sì. Era proprio un amante del... Sì, ora si spiegano tante cose. Io per esempio ho molte sfaccettature che state raccontando. Sì, perciò ti dico, se vai in casa sua... Ammetto la mia ignoranza, perché... No, vabbè, non è ignoranza. Stiamo parlando di intimità di papà, epoca... perché in casa sua lui era molto geloso di queste sue mura. E quindi capisci bene che non... Non è che facesse entrare così tanta gente, però agli amici li portava. E quindi lì trovi veramente le sue... A parte che lui ha lasciato tutto intatto, nel senso che noi non abbiamo visto niente, il profumo sul comodino, il telefono... Ho portato soltanto il telefono perché, siccome è un telefono... Il telefono, poi racconti quell'aneddoto. È un po' a tasti, lui non era amante della tecnologia, quindi aveva un vecchio telefono con i tasti e... Per non farlo andavo perso perché non si accendeva più a distanza di 6 mesi, l'ho portato a casa, quindi ogni tanto lo accendo, ho tenuto aperta la linea, faccio la ricarica e quindi è aperto. Sì, perché lui... Vabbè ragazzi, cominciamo a mangiare intanto perché altrimenti si freddano. Questi non sono i gamberi di Fiume, questi sono i gamberoni normali. E io ho uno spiedino. Ha un profumo eccezionale. Va. Allora, io non so se vi piace il cocco però, Sì, a me sì. Allora, questi qua sono dei gamberi e un pezzo, e questi pezzettoni grossi sono... Io ci provo, pezzi di salmone. Scusate se... Ci proviamo, sì. Guarda. Non sono un grande... Io non garantisco niente. In un centrifugato di arance, curcuma. E qua c'è il cocco. Buonissimo. Ottimo. Il gambero è squisito. Ma credo anche il resto, Poi daremo la ricetta... alla tua dolce compagna, sì, che sicuramente si diletterà in cucina. Il cocco, diciamo che non lo ama particolarmente. Vabbè, non lo mangerà lei, lo mangerai tu. È ottimo. Questo è salmone invece. Sì. Allora, io nel frattempo che noi mangiucchiamo qui, io manderei il video di Buonanotte Cosenza di tuo papà. Vabbè. Così ce lo gustiamo un attimo. Donne belle,
senza. Questa sera canto a te la serenata. Donne belle, mentre tutte sognate, il mio canto è il tormento di un sogno d'amor. Aprite le finestre, o cose intime, guardate in cielo le stelle. Senti, Max, tu andasti una volta a Las Vegas, mi pare. Atlantic City. Atlantic City, ragazzi. Gigi, capito? Io la, la conosco, diciamo, per la fama. Ecco. Più che altro, tanti miei parenti lì in America ci sono andati, anzi, continuano ad andarci. Mia zia ultimamente è andata a vedere uno spettacolo di Albano e Romina. Proprio due settimane fa, sì. Beh, girano ancora quei due, fanno le tournée. Tantissimo. Invece Max che cosa ha fatto? È andato in un casinò? No, praticamente alloggiavamo. Ha conosciuto delle signorine? No, diciamo. No. Alloggiavamo nell'hotel dove c'era stata l'ultima serata. Quindi ovviamente dovevamo pernottare là per poi partire l'indomani. Ovviamente io non sono andato a letto, ho detto papà resto qua e ovviamente mi lasciò tutti i soldi dell'incasso della settimana e l'ho persi tutto, casino, slot. Sì. Cioè quindi tutto l'incasso della settimana, non della serata, della settimana. Sì, perché ho detto tienili tu così. Certo. Insomma. Immagino la reazione. La reazione non è stata tanto violenta perché ti racconto, vabbè, non ero sposato, io nel 99 non ero sposato, ero fidanzato, però praticamente è successo che io, toccando le sue corde del cuore, gli dissi, e tuo papà, non gli dissi che ho giocato, ho fatto, ho conosciuto due ragazze, poi bottiglie, seratina in, un po' di roulette. Ecco, il fatto delle ragazze lo ricordavo. Era stata una scusa. Una scusa è stata. Lui, vabbè, però non si arrabbiò perché io avevo perso tutto l'incasso. Si arrabbiò dicendomi, questo va detto in dialetto perché in italiano perde tutto il sapore. E poi mi sono un'altra settimana qua. Ecco, vedi. Questa è stata la... Talmente era la voglia di non tornare. Non era per il denaro, era perché dovevamo allungare la tournée, infatti 20 minuti d'orologio e prese altre 6 date in 20 minuti d'orologio. Cioè, rendetevi conto, ragazzi. Ovviamente l'incasso poi se l'è tenuto lui, ovviamente. Perché insomma poi cassiere, un'altra settimana poi non sarebbe rimasto. Però ci sono tante cose in comune, sai, mo che mi è venuto in mente. Cioè il fatto anche dell'America. Tu sei andato al casino? Sono andato al casino, però... Non hai giocato tutto? No, ho giocato ma poco, molto poco. Però ci sono stato, diciamo, quando sono andato a trovare lì mia zia, un mese sono stato in America e anch'io ho potuto, però io non ho il gioco. Però è una cosa, per esempio, che la mia famiglia, comunque c'è la famiglia da parte di mio padre, soprattutto dalla parte della mamma di mio padre, sono amanti del gioco. Tanti, cioè molto sì. Amanti. Senti, che cosa ha comportato per te essere il papà, il figlio di Totò Nocchiappetta? Allora, sicuramente un grande onore, però insieme a questo c'è. Mi rispondi tra poco. Sì? Pensaci e mi rispondi tra poco. Un attimo di pausa. Allora, siamo rimasti a metà, ci hanno interrotti. Sì. Allora no, dicevo, sicuramente è un grandissimo onore aver avuto in casa una persona del genere. Ovviamente io l'ho sempre vissuta anche con una grande responsabilità sulle spalle. Essere figlio di una persona molto conosciuta comporta anche dei contro, perché cioè, non sono ipocrita, ci sono anche dei contro, c'è una grande responsabilità.
Io per esempio da piccolino mi ricordo che quando camminavo a Cosenza, cioè io venivo fermato, cioè venivamo fermati, io in mano nella mano con papà, ogni metro. Cioè, anche perché lui è stato molto legato alla gente, nel senso che sì. Cioè, comunque si fermava, chiacchierava, lui amava stare in mezzo alla gente, del, come il papà del resto. Esattamente, parlo del bar, parlo del supermercato, della piazza, del centro, popolo, scommesse, cioè qualsiasi. Qualsiasi ed era molto amato. E io quindi da piccolo, ovviamente per me, io, grazie, papà, voglio andare a casa, cioè, e quindi mi ricordo tornavamo alle tre, quindi, povero Gigino. E di sera pure, perché lui pure, amante pure della vita notturna, quando se lo poteva permettere, stava a Chira Fontani Giugno, che gli spettatori forse che conoscevano il suo stile di vita. Cioè tu stavi con lui? Sì, sì, sì. Io piangevo in macchina perché magari volevo tornare a casa, quindi ci sono state queste, poi che ne so, mi ricordo quando lui veniva a scuola, lui per esempio veniva a scuola, ma non per parlare con i professori, lui veniva a scuola per intrattenere i miei compagni e sapere che comunque io poi cominciavo ad avere... Beh, gli insegnanti erano contentissimi. Mi imbarazzavi, gli insegnanti contentissimi, certo, compagni contentissimi. Avevano uno spettacolo gratuito così ad ogni riunione di genitori. Però avevamo dei benefici a scuola, almeno io ce l'avevo. Sì, no, ci sono, i benefici c'erano. No, i benefici tantissimi, anche a me la barzelletta. Però ovviamente quando ero piccino mi imbarazzavo, il padre, magari papà, ma perché? Anche perché tu hai un carattere diverso. Io un carattere molto diverso. Sei più introverso, sì, più timido. Più che timido, diciamo, non riuscivo da, più che altro da bambino, poi magari l'ho maturato, cioè sono maturando, ho cambiato diverse abitudini. Vabbè, il palcoscenico comunque non è una tua... Lo sono diventato, cioè l'ho Vabbè, fatto... Tu fai il giornalista, però sì, diciamo, ti piace più metterti a scrivere e non... Sì, diciamo, non apparire. Non apparire. Però diciamo che quando ho dovuto cimentarmi in un palco, su un palcoscenico, in un teatro, qualcosa sicuramente abbiamo fatto insieme. Ed è stato terribile, un onore. È stato terribile. Però riesco a farlo e mi piace molto. Probabilmente è qualcosa che devo... Forse è qualcosa che deve uscire no? Deve uscire, sì. Ogni volta rimando. Cioè, rimando, ti piace però? Sì, tanto. Ti piace? Allora devi trovare qualcuno che ti spronga. Un altro lato è stato sempre quello del confronto, il fatto di essere all'altezza, perché i figli d'arte comunque la vivono questa cosa. Sì, perché comunque rischi, o meglio, temi. C'è il confronto, però lui era sempre, diciamo, foriero di consigli e tant'altro. Ma sì, figuriamoci. Quindi non era un... Cioè, avrebbe anche voluto in che... Tantissimo. Che tu avessi seguito le sue tantissimo, arme, sì? Sì, però io non ho proprio la... Non ho quella forse capacità. Non eri pronto. Sì, sì, però... Cioè, io secondo me una cosa, se devi farla per forza, alla fine devi seguire, insomma, quello che ti piace. Quando sarà il momento, poi riuscirò a sfogare questa mia passione. Che per il momento c'è, è nascosta. È sopita, dai che c'è, sì. Io mi fermerei proprio un minuto e mezzo, dai, per sentire invece le pillole di sì, Dottor Nocchiappetto. Il nonno morente in ospedale riceve la visita del nipotino. Nanno! Culo ossigeno. Nanno, io ti voglio bene, sa. Lo so, Annannuzzo tua. Avevo bene. Belli Nannuzzo, vedi che ti ho lasciato i due conti correnti in testa a te. Eppure i terreni di terra duellica. Grazie nonno. Dimmi nonno che posso fare per te. Usa chi bovana nonno. Caccio un pene tutto un bilossigeno. Due amici al supermercato si incontrano, anzi si scontrano, e dice: come va? Dice: tu che fai qui? Dice: niente, io ho perso mia moglie, non la posso trovare. Anche io.
Cioè, dimmi, com'è tua moglie? Mia moglie dunque è alta 1,77-78, diciamo è bella appariscente perché ha la vita stretta, poi si allarga i fianchi. Cioè, tua moglie com'è? Siamo giovani a due, yeah. Tu invece, Leone, di tuo padre, neanche a parlarne? No. No. Tra l'altro sei stonatissimo. Assolutamente. Vero? Sì, confermo. Io lo so perfettamente. Allora, ritorniamo alla casa di Mario Gualtieri. Grazie, ragazzi. Questi sono i famosi gambe di qui sopra. Ah, quelli questi. Che ma questo è il cenone di Natale. Questi. Quelli che sgambettavano broccoli, sul tagliere. Grazie. Questi non riuscirò ad aprirli. Bello anche da vedere, bello, bellissimo. Poi i broccoli, impazzisco per i broccoli. Beh, adesso è il periodo pure dei broccoli, quindi. Stavo dicendo, la casa. Sì. Allora, intanto intorno alla figura di Mario Gualtieri ci sono dei progetti. Sì. Tu hai martellato moltissimo tanto. Sul murale. Tanto. Finalmente abbiamo visto che sta nascendo. Sto nascendo ringraziando a Federico Morabito che ha peronato questa causa, infatti lo farà lui, lo sponsorizza lui in tutto, e fortunatamente perché dopo il dissesto comunale... Nel senso che lo paga proprio lui? Sì, perché dopo il dissesto comunale ovviamente il comune non ha più fondi e quindi ovviamente... Hanno deciso di farlo i privati, questo privato. Di farlo Federico Morabito. Ne approfitto delle telecamere per ringraziare Federico e per ringraziare Alessandra De Rosa, sì, che mi ha supportato veramente in sì, tutta molto la presente. Burocrazia, anche in tempi più bui, quando era tutto perso. Lei non mi dava lei a me coraggio, non di abbattere, ce la facciamo. E Alessandra è stata veramente... Oltre ad aver curato tutta la burocrazia, sì, perché sì, ha fatto sì, tutto lei. È stata, sì, è stata presente dal primo momento. Sì, e poi sì, ci sono altri due progetti di cui abbiamo parlato tempo fa. Veramente camminavano di pari passo. Di pari passo. Sì, il murale e la strada. Una cosa per poco. Una è andata, una prima di Natale e poi... Mangia intanto, Gino, intanto che io parlo con Max. Aspettavi sì, perché... il via. No, perché altrimenti... Gli prima di Natale ci sarà questa inaugurazione al Murales, 27 metri quadri, uno dei più grandi mai realizzato. È bello, perché sì, ho visto lo schermo. Dove sì, questo? Sì. Dove abitava lui? Praticamente 100 metri da casa sua, a Casali. Ah, vicino, no, mi pare sotto il palazzetto. Al palazzetto dello sport, il muro di cinta del palazzetto. Sì, ce l'ho presente. Che poi veramente è stato studiato all'arte, perché poi si vede da tutte le parti, io lo vedo dalla Villa Vecchia, è proprio un quadro esposto. Sì, è espostissimo e si vede molto bene. Il palazzetto infatti si vede tutta la zona di Colletriglio, meraviglioso. Infatti mi sono scorso. Battuto non poco per farlo là e perché volevo portare. È stata una tua scelta. Sì. L'hai individuata. Sì. Il disegno, il muro, anche la via. Il disegno hai scelto una foto sua. Ma per la mia? Certo. Non l'ho scritto io. Poi le foto, guarda, le foto, sono delle foto bellissime. Noi avevamo scelte alcune per realizzare un video quando no, scherzi a parte, ho scelto l'anno dalla morte, abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo e c'erano delle foto belle. No, ho scelto quel muro perché mi era stato proposto di farlo da Gigi Marulli, grande Marulla, dove farà Aca, mi è stato proposto, però mio padre ha deciso di vivere là, di nascere no perché... Di vivere e di morire là. Di nascere no perché nasciamo dove capita, però ha deciso di abitarci e di spegnersi là. Sì, sì, sì. E quindi mi sembrava doveroso omaggiarlo là e farlo sono là. Sono d'accordo su questo. Sì, è vero. E mi sono battuto non poco per farlo là. Sì, io la lancerei qua. Chissà riusciamo a rifare quello spettacolo. Quale? Quello di Maggi? Abbiamo fatto uno spettacolo bellissimo. Abbiamo avuto dei problemi, caro Gigino, perché... Perché tutti, no, perché volevano partecipare in tanti e non è stato possibile invitare tutti gli amici di tuo padre. Quindi ci sono state delle difficoltà e devo dire anche dei malumori perché e infatti ho un sacco di nemicizie ancora lì. Purtroppo ce ne so qualcosa sono rimaste un po' di malumori
Beh, perché non organizzare uno spettacolo con il ricordo di tuo padre, il ricordo del suo? Sarebbe meraviglioso. Quindi noi lo lanciamo, la lanciamo qui, dai. Bellissimo. Possiamo organizzarlo per... Però se mi date una mano. Io? No, no, sicuramente. No, 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 tutti lui e due. Certo. So che è molto impegnativo organizzare. Sì, è stato parecchio impegnativo. Io ci impegnativo. Sono passato, ripeto, lo capisco benissimo, perché è vero, molte persone proprio... magari che ne so, tu non lo fai anche in buona fede, un errore, magari ti dimentichi, però poi quando si tratta di persone così conosciute, che così abbracciavano talmente tanta gente... No, è stato gente, un problema serio, perché veramente... Anche se devo essere un po' cattivello, perdonami Frangè, perché poi col senno di poi si è verificato che venivano non tanto per omaggiare papà, ma per fare una passerella. Ovvio, molti lo fanno, certo. Vabbè. Dovevo dirlo, perché tu lo sai, io non ho filtri. Sì, purtroppo non ne hai filtri. Parlando fuori dai denti, in parte sono anche d'accordo. Sì, e vabbè, questo bisogna metterlo in conto, perché... Ovviamente comunque... non tutti. No, ovviamente no, non tutti. Però c'era una parte che... Cioè, quegli amici veri poi si gli sono amici visti, veri si sono prodigati. Visti veramente, perché insomma facevano... sono state delle prove. È stato molto impegnativo, tu capisci bene, no, che poi fare creare un'orchestra. Iannuzzo, non so se te lo se conosci Gianfranco. Certo. Gianfranco si è precipitato, lui era in tournée il giorno del funerale, mi ricordo che si è precipitato in Calabria. Dobbiamo farlo una cosa del genere, da perché Milano, è un po' che non che tuo papà non viene ricordato come si deve. Io credo sì, che sì, abbiamo fatto qualcosa qualche anno fa. Buono. Però c'è stata sia a Carolei che il suo paese di origine, sia a Cosenza. Poi ovviamente una cosa, certo, si può organizzarla sempre meglio. Vediamo, io a me basta il... cioè non sono uno che magari... No, ma non è per ricordarlo tu, assolutamente. Sì. Ma è la gente che lo richiede. Cioè con Mario è stato così, cioè lui sì, ha voluto creare questo spettacolo perché era l'anno dalla morte, eccetera. Però era la gente che lo chiedeva, ti ricordi, no? No, poi metti quella canzone, poi inserisci quel pezzo. Sì. Poi... Cioè, noi avevamo questa pagina su Facebook e la gente ci mandava messaggi. Cioè, io ti dico noi perché l'ho aiutato ad organizzarlo. Quindi, e la gente ci chiedeva, ma qua c'è quel video, c'è quella... Poi alla fine tutti quanti, ma quella l'ha fatta tuo padre, ma quella la cantava tuo padre. Sì, ma sì, veramente sì, quella, sì, ma lo sai che era bella? Sì, e quindi... Ecco, ti perché, ricordi? Sì, ecco perché molte persone... Come hai detto tu stesso, io Mario lo ricordo, ho un ricordo vago, non conoscevi queste sue peculiarità, queste sue particolarità. No, no. Come del resto non conosciamo molto di tuo padre, cioè noi conosciamo Totonno Chiappetta, attore, scrittore, però magari poter conoscere l'intimo di queste persone sarebbe, secondo me... Certo. A proposito, il difetto più importante di tuo padre, perché insomma i pregi li conosciamo. Io ci penso nel frattempo. Papà era, in alcune situazioni diciamo che era molto testardo, molto orgoglioso. Tutta la presa doc. Orgoglioso. Io mi ricordo negli ultimi anni avevamo spesso e volentieri delle discussioni, anche perché si discuteva anche piacevolmente, non solo di, diciamo, ambiti familiari, ma anche di politica, di teatro, di tantissime cose. Quindi molte volte avevamo spesso dei confronti abbastanza accesi in cui lui... quando io magari sentiva che io avessi la ragione, lui faticava a darmela, perché dice, ma che succhi bocca. Ecco, sì. Quindi, ma che poi era il rapporto che aveva lui col padre, quindi io la vedo come una cosa abbastanza normale. Io credo che tra figli e padri ci deve essere un po' questo rapporto. Ma qua, sì. Di confronto. Anche fra di... figli e mamme. Anche tra figli e mamme, ovviamente, sì. Però ci deve essere questo rapporto di confronto, cioè a volte anche sano il confronto. Ma certo. Così si cresce. Certo. Voi figli siete così. E lui così. Diceva sempre questo, che diceva, io... I miei figli, magari quando lo facciamo arrabbiare. No, discutono, i miei figli con sì, me, sì. No, contraddicono. Però, no, ma non lo era, cioè non lo dava a vedere, lui si chiudeva, papà. Cioè magari, ma c'era il sostenuto. Magari, sì, lui magari non ti dava confidenza, questo era... E io poi dicevo, papà, ma che hai? Ma cosa si dice? Cala il muso. Calava il muso, esattamente. Lui non l'avrebbe mai ammesso, Però calava il... Uno dei difetti che aveva ultimamente era questo, calava il muso. E mi dite quanto abbiamo?
Abbiamo 4 minuti, perfetto. Già, è volato. 4 minuti, facciamo tante cose. Senti. Avete sentito? Sì, sì, Kumusassapa. Poi il valore del dialetto tra Mario, certo, e papà, non possiamo parlare esclusivamente in italiano. A me le telecamere mi hanno bloccato. No, ma è difficile. Vabbè, abbiamo quasi finito. L'ultima cosa, allora. Ma prometto che quando si chiuderanno le Sì, ma per forza, pure io. Senti, l'ultima cosa, a parte l'idea, quella di creare a casa di tuo padre il museo, la casa museo di Mario Gualtieri, questa è una cosa che vedremo più in là, però c'è una un'idea tua che avevi proposto e che è stata ultimamente bocciata, cioè quella di intitolare una strada a tuo padre. Non una strada, quella piazzetta di agente casa sua, è giusto per una questione d'affetto, perché sì, papà veramente amava quel posto. Quella di fronte casa sua. Sì, che veramente stiamo parlando di 20 metri quadri, sì. Una cosa irrisoria. Però Quali problemi ci sono? Cioè... Allora, io ho fatto, all'epoca feci due iter, ovviamente... C'erano due strade da fare, 10 anni dalla scomparsa e i meriti in vita. Io ovviamente ho fatto quello dei meriti, perché non avendo la tempistica della scomparsa, ho fatto quello dei meriti. Ho fatto quello dei meriti e è andata a buon fine. Amici mi dicevano, fate l'inaugurazione, facciamo venire quello, facciamo venire quell'altro. Quindi già tutto programmato. Sì, c'era dell'ottimismo. In realtà? In realtà niente, l'amico edicolante mi chiama, Max, ma hai letto il quotidiano stamattina? E tu no. Quindi tu l'hai saputo tramite il giornale? Il quotidiano l'ho saputo. Non so nulla. Quindi la prefettura ha bocciato questa tua richiesta. Al momento mi dicono che sia congelato il tutto, però il perché non lo so, Francesco, non lo so. Allora, qua però, posso ricollegarmi magari, sì, perché è un caso, cioè troviamo un'altra analogia. Sì. No, allora, nel caso di papà era partito tutto abbastanza spontaneamente. Per esempio c'è stata un'associazione di giovani universitari che mi hanno chiamato un giorno e mi hanno detto, guarda, Max, altrimenti gli spaghetti si scocciano. Sì, abbiamo in mente di intitolare una piazzetta nel centro storico, una piazzetta tra l'altro bellissima, a Cosenza. Rovinatissima. A Cosenza o a Carole? A Cosenza. È una piazzetta del centro storico, tra l'altro molto bella quanto abbandonata, però che a me è piaciuta moltissimo perché io rivedo papà in quei luoghi là, sì, perché più lui che amava in una via diciamo sfavillante. E quindi abbiamo fatto questa cerimonia a cui ha partecipato pure l'assessore. Allora, credo che si chiami Piazzetta San Nicola, è il nome originario, praticamente sarebbe sopra la Piazza dei Pesci. Ah, sì. Si accede da una scalinata. Okay, ma okay. Vi dico un posto, se non ci siete stati, andateci, perché io è meravigliosa. Abbiamo lo studio lì. Di Oncomed. Sì. Ecco, infatti ti volevo fare i complimenti. volevo fare i complimenti a Francesca per questa iniziativa, perché non gliel'ho fatti privatamente, però glieli voglio fare ora. Grazie. Qua, perché è un'iniziativa davvero meravigliosa. Faticosa. E la sto pure pubblicizzando, quindi molto faticosa, è impegnativa. E ti dico che ti aspetto, dovete venire. Come no, ragazzi. Come no. Quindi è sopra la piazzetta dei pesci, questa piazzettina che hanno scelto di intitolare con una cosa spontanea che non seguendo l'iter comunale, l'hanno proprio messa loro così, a cui ha partecipato anche però l'assessore Spataro all'epoca, cioè credo che lo sia ancora adesso. Quello che si è appena dato anche la causa di papà, l'assessore Spataro. Esattamente, che ringrazio, e si è allato con Massimo, ringrazio anch'io ovviamente, e lui è stato presente quel giorno promettendo poi che ovviamente, e infatti è stato avviato anche l'iter ufficiale. Questo quanto tempo fa? Parliamo del 2017, sono passati 2 anni. E infatti era uscito anche l'articolo. E ancora niente, anche il tuo bloccato? Congelato? Sì, congelato, ma credo proprio per problemi burocratici. Forse come diceva Max, per quanto riguarda questo fatto della...
Mi dicono che dobbiamo chiudere, sì. Quindi probabilmente aspettano 10 anni, no, i meriti in vita ci saranno, insomma sblocchiamolo, sì. Questa cosa. Stessa perché... cosa anche perché per Carolei. Stessa cosa per Carolei. Sì, anche loro si sono frenati, ma ripeto, non, io poi non ho chiesto più che questo altro, dipende però... tutto dalla prefettura, non dal comune. Credo, credo che non dipenda esclusivamente dal comune. Il comunale è passato, soltanto la prefettura. Devono, è la prefettura che... Beh, insomma... L'ultima cosa... tu mi conosci, non, a questa storia della strada non vado in fondo perché papà, a differenza del Murales, non amava le forzature, amava i riconoscimenti. Si farebbe bene, altrimenti... I riconoscimenti sono palesi per entrambi i papà, quindi altrimenti ce ne faremo una ragione. Facciamolo perché i problemi sono altri. Questa è una cosa bella per la nostra città, un onore aver avuto questi due personaggi con noi. Allora, ragazzi, grazie. Per essere stati i miei ospiti, spero vi sia piaciuto tutto, la chiacchierata e oltre alla cena. Noi ci vediamo, la mia camera è quella, noi ci vediamo mercoledì prossimo, grazie. Un abbraccio.